Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge proposto dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che contiene nuove misure per l'uso dei farmaci off-label. Sono farmaci che sono prescritti per patologie diverse per quelle per cui sono stati registrati. Il provvedimento è contenuto nel DL Disposizioni Urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. La disciplina attuale vieta l'uso di farmaci fuori indicazione se non sono disponibili sperimentazioni almeno di fase seconda, dopo lo scandalo Roche-Novartis. Il decreto prevede che in presenza di un medicinale usato off-label in altri paesi, ovvero se siano disponibili studi anche indipendenti a sostegno della sua efficacia terapeutica, all'Agenzia Italiana del Farmaco sia affidato il potere di avviare d'ufficio una sperimentazione. A tal fine AIFA contatta l'azienda titolare di brevetto per acquisirne l'assenso alla sperimentazione. L'azienda ha una triplice possibilità: dare l'assenso alla sperimentazione dell'AIFA, avviare in proprio ed a proprie spese la sperimentazione, opporsi sic et simpliciter alla sperimentazione. In tale ultimo caso del dissenso dell'azienda viene data pubblicità sul sito dell'agenzia. C. All'esito della sperimentazione ed in caso di esito positivo, il farmaco viene autorizzato a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Via libera poi, dal Consiglio dei Ministri, al decreto legge che ripristina le tabelle di sostanze stupefacenti decadute dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge Fini-Giovanardi. Questo però è un tema estremamente delicato che io sto affrontando in questa sede soltanto dal punto di vista sanitario. Quindi il tema politico, che è un tema politico estremamente sensibile, lo abbiamo rimesso al Parlamento e a un lavoro che ovviamente ci sarà di coordinamento interministeriale, perché la sentenza ha fatto cadere meno tutta l'impalcatura e quindi bisognerà normare in questo senso. Poi io sono il Ministro della Salute e quindi come Ministro della Salute non posso che dire una cosa, che drogarsi fa male, ma credo che su questo pochi possono avere delle obiezioni.